Salve amici telespettatori, oggi appuntamento con la bellezza e chi meglio di Sabrina Lucchetti può parlare di bellezza, professionista da 27 anni nel territorio di Santa Marinella, ma anche insomma conosciuta nei comuni limitrofi, 27 anni titolare del centro bellissima l'Isola del Benessere a Val d'Ambrini. E quindi Sabrina, innanzitutto grazie di essere qui con grazie noi oggi. Grazie a voi di avermi invitata. Diamo un po' di informazioni, un po' di consulenza ai nostri telespettatori, che spesso alcune donne utilizzano anche il metodi fai da te. E quindi parliamo un po' in questo senso di bellezza e cura della pelle. Certo. Allora Sabrina, siamo in piena stagione, ancora no, stagione alle porte, si comincia a pensare alla abbronzatura, alla prova costume, anche alla prova viso e pelle. Alcune pensano che non sia proprio opportuno fare dei trattamenti del viso durante la stagione estiva, quindi in piena abbronzatura. Il parere dell'esperta? Questo purtroppo è un luogo comune, perché si tende a pensare che i trattamenti al viso d'estate non devono essere fatti, uno perché non serve dal momento che c'è una pelle abbronzata, o perché addirittura l'abbronzatura venga meno perché si inizia a togliere. Allora, in realtà è l'esatto contrario, perché ecco, oltre a proteggere la pelle, che è fondamentale, le protezioni alte per evitare poi di trovarsi a fine stagione con quelle che sono problematiche di macchie, di discronie, ma addirittura di peggioramento delle rughe già esistenti, perché una pelle che non viene trattata si ritrova a fine stagione con degli anni in più, che si vedono tutti, quindi è l'esatto opposto. Come un po' per i nei, so che anche bravissima, per puntualmente ad ogni stagione ci si ritrova con dei nei è in più, vero, così anche per quindi le rughe. Proteggerla, ok, protezione 50 alte, lo sappiamo, ma è ancora più importante idratarla e nutrirla. Bere molta acqua lo sappiamo, perché così fuori, così dentro, ma non basta. Bisogna assolutamente intervenire con dei trattamenti mirati che vanno a idratare e nutrire, oltre che a proteggere, perché poi la causa principale delle macchie o delle rughe è principalmente la disidratazione. Quindi le zone dove c'è meno irrorazione, c'è meno idratazione, sono le zone che si macchiano di più o che si accentuano le rughe. Accipicchia, quindi assolutamente il contrario di il quello contrario che del luogo comune, del luogo comune pensano, esattamente. Quindi ribadiamo anche, come mi sembra di aver capito, che questo non inficia l'abbronzatura, cioè non porta, no, il trattamento non porta via l'abbronzatura. Assolutamente no. Anche questa è una cosa che si sa, che è così. Allora, diciamo che oltre a idratare e nutrire è fondamentale rigenerarla la pelle, proprio per evitare poi quelle famose discronie, per evitare le macchie e per evitare le rughe. Rigenerarla, si pensa, togliamo il primo strato della pelle e quindi perderò senz'altro l'abbronzatura ancora di più. Certo. In realtà, se si utilizzano dei scrub molto leggeri, andiamo a schiarirla leggermente, ma in realtà la prendiamo con una mezz'ora di sole, prendiamo il doppio dell'abbronzatura e la pelle diventerà luminosa. Perché io sono l'esempio eclatante, vengo dalle ferie al mare, e la mia è una pelle abbronzata e non è assolutamente una pelle spenta o palla, ma è una pelle luminosa perché ho fatto i trattamenti. E parliamo un po' di questi trattamenti. Adesso ci hai messo la curiosità, anche bene sapere che tipo di trattamenti di cui stiamo parlando e poi anche della tua esperienza personale. Grazie, sì, ben volentieri. Noi siamo partiti, abbiamo presentato nel 2016 lo Skin Bright, che è il nostro metodo rivoluzionario di lavoro, quindi ne parlo anche con molto orgoglio, dopo anni di master a Milano con i più grandi medici e esperti del settore, abbiamo creato questo metodo che differisce da tutto il resto, perché è un metodo che non aggredisce la pelle con le solite apparecchiature. Se noi partiamo e facciamo un ciclo di trattamenti dove si intervengono con le apparecchiature anche di ultima generazione, purtroppo accade che la pelle si difende, quindi i primi trattamenti può rispondere, ma subito dopo si blocca. È come se ti chiedo di far entrare qualcuno a casa tua senza conoscerlo. Che cosa fai? Chiudi la porta, certo. La stessa cosa per il corpo. E noi partiamo da un concetto fondamentale, quindi apparecchiature sì, alla fine, e se sono necessarie, ma non prima di aver fatto un percorso. E partiamo dal presupposto che il corpo e il viso sono uno. Questa è la grande rivoluzione, fra virgolette, perché poi in realtà si sa da sempre, ma iniziare un trattamento al viso
che parte dal corpo è qualcosa che è estremamente innovativo. Quindi parliamo il linguaggio del corpo. Beh sì, effettivamente io tutte le pubblicità o comunque le informazioni che ho avuto hanno sempre parlato di due trattamenti differenziati, tant'è che certo, quando uno tra virgolette no, va in un centro dice trattamento viso, trattamento corpo, invece in questo caso è un trattamento totale. Sì. Bello. È proprio il concetto di unità perché l'organismo ci lascia entrare, la pelle ci lascia entrare se noi parliamo la stessa lingua. Quindi se io parlo la lingua che può essere riattivare la circolazione, ossigenare, a quel punto mi apro le porte e inizio a rispondere. Certo. Ecco perché i risultati sono eclatanti e sono diversi da tutto quello che c'è in commercio. Perché è un trattamento che parte dalla schiena, cioè utilizziamo una riattivazione circolatoria, quindi andiamo proprio a ossigenare e detossinare nella prima fase, che è la fase superintensiva, la più importante. La fase superintensiva permette di avere risultati tangibili fin dalle prime sedute, ma permette poi di avere delle risposte che sono concrete, con dei risultati che sono veramente eccezionali. Certo, perché la mente poi risponde, certo, alle terminazioni nervose collegate con i tessuti, tutto collegato. Quindi andiamo a fare questi trattamenti, i primi che sono proprio su quello che può essere la fase superintensiva, andiamo a idratare e mineralizzare partendo dal corpo, richiamando ossigeno e linfa e detossinando, andando a decontrarre tutte quelle che sono le tensioni sulla schiena. Quindi andiamo a sciogliere già da dietro le scapole, il trapezio, certo, il cingolo scapolomerale in questa parte, per poi girarsi davanti e continuare a riprendere tutto il corpo dalla parte anteriore. Quindi andiamo a sbloccare dei punti particolari, i punti neurolinfatici, andiamo a sbloccare e chiamare linfa, sì, ossigeniamo. C'è un lavoro importante su quello che è l'intestino, perché facciamo fare delle respirazioni e allentiamo le tensioni. Tutte noi donne sì, purtroppo soffriamo di colon irritabile e mettiamo lì quelle che sono le nostre tensioni. È vero, è vero. Bravissima. E quindi andiamo a fare anche un lavoro di decontrazione, ma la cosa più importante, il lavoro maggiore, lo andiamo a fare sul diaframma, questo muscolo fondamentale del nostro organismo che immagina la chiusura. Cioè, chi di noi sta in posizione completamente retta? Nessuno. Guarda, veramente solo a pensarci sento già i benefici di questa cosa. Solo come lo stai raccontando. Poi il tanto è ancora meglio. Esattamente, no, si capisce che è una questione di total body, sì, alla fine. Bravissimo. Dagli aspetti anche curativi, non solo estetici. Assolutamente sì, perché cioè, a parte il discorso che uno ci può credere o meno alla psicosomatica, ma a parte quello è proprio un concetto di lavorare su tutti i fronti. È come se devi pulire una casa e fai due stanze e il resto le lasci. Cioè non è possibile. Quindi dobbiamo fare tutto, dobbiamo affrontare tutto. E la cosa fondamentale è, come ti dicevo, il lavoro sul diaframma, perché tendiamo a chiuderci, sia per lavoro sulla scrivania o comunque stando anche in piedi, tendiamo a chiuderci, e questa chiusura fa sì che ci sia uno schiacciamento degli organi e ci sia meno ossigeno che arriva al décolleté, al collo e al viso. Quindi la prima fase sarà proprio quella di andare a sollevare il diaframma e riaprire le spalle. Cosa accadrà? Un afflusso di sangue incredibile, di ossigeno, che arriva al collo e al décolleté. E già sto tonificando praticamente, certo, il collo, e poi inizierà il trattamento al viso. Quindi dopo tutta questa esperienza meravigliosa iniziamo il vero e proprio trattamento al viso, che è un percorso, i trattamenti poi si differenziano, è un percorso dove andiamo a interagire con delle manualità specifiche per sollevare lo zigomo, può esserci il connettivale piuttosto che il gumming, quindi tutti i tipi di manualità che vanno proprio a ridensificare la pelle. I risultati sono concreti e tangibili fin dalle prime sedute. Lo dimostrano tutte le nostre clienti soddisfatte, e foto che abbiamo prima e dopo che sono veramente eclatanti. Ascolta, una domanda mi viene un po' quasi spontanea. Parliamo di questo trattamento e parliamo anche di riduzione dell'invecchiamento? Assolutamente sì. L'anti-age in estate comunque è fondamentale sempre, in estate ancora di più, come dicevo, perché ricordiamoci che la pelle si spessisce del doppio, perché è una difesa, l'abbronzatura non è altro che uno scudo che noi poniamo, certo, certo. E quindi quello scudo, questa pelle così spessita va assolutamente assottigliata, altrimenti non entrano neanche le creme. Per cui andiamo a fare un lavoro importante per assottigliarlo senza intaccare l'abbronzatura, come abbiamo detto prima, ma andiamo soprattutto a dare tutte le sostanze che servono. Tra l'altro noi abbiamo fatto una casa cosmetica a nostro marchio, quindi siamo nel laboratorio, ci siamo fatti una nostra casa dopo aver lavorato con le case più importanti, certo, d'Italia e del mondo, perché volevamo qualcosa che
nello Skin Bright ci rappresentasse, e quindi Cosmeceutica, incontro fra cosmetici e farmaceutica, e abbiamo creato dei principi attivi, dei prodotti che vanno proprio in profondità e non sono più cosmetici, è qualcosa di molto più importante. Solo nel, questo è il primo step, dicevo, la fase superintensiva, solo nell'ultima fase, se lo riterremo opportuno e necessario, inseriremo l'apparecchiatura, perché non è che non ce l'abbiamo, anche quella di ultima generazione. Sì. Però lo usiamo quando? Quando la pelle è pronta. In modo residuale, certo. Prendendoci prima cura del corpo e della mente. Eh sì, assolutamente sì. Quindi Sabrina, ho capito bene, questo metodo riesce addirittura a bloccare il tempo, tra virgolette, potremmo dire. Allora, il tempo credo che sia impossibile bloccarlo, perché l'invecchiamento è un processo biologico e soprattutto credo che non sia neanche giusto farlo. E quello che riusciamo a fare è veramente dare un reale ringiovanimento, dai 5 a 10 anni in meno, con un metodo completamente naturale, senza essere invasivi, senza punture, senza nient'altro. E, come dicevo prima, i risultati sono concreti e sono dimostrabili. Diciamo sempre che una ruga curata si vede meno di una ruga trascurata, e questo involucro che ci deve accompagnare per tutto l'arco della nostra vita va rispettato, quindi la vita ci è arrivata in dono, ma noi abbiamo il compito di curarlo e mantenerlo sano il più possibile, questo corpo. E proprio per questo motivo credo che si possa invecchiare con dignità. Grazie Sabrina. Grazie per averci illustrato questa nuova tecnica, lo ripetiamo, lo Skin Bright. E se qualcuno che ci sta ascoltando volesse fare una consulenza per capire bene, siamo meglio, disponibili, e poi lasceremo tutti i nostri contatti, siamo in via Valdambrini 42, come dicevamo prima, e siamo assolutamente disponibili per un check-up, e tra l'altro fino a maggio c'è una promozione esclusiva. Bene, parliamone. Sì, è una promozione che è il nostro welcome, il nostro kit benvenuto, sì. Che diamo ai nostri clienti che ancora non conoscono il metodo. Quindi poi, per tutte le informazioni, top secret, ci riserviamo dopo. Ma anche perché abbiamo bisogno, è fondamentale nel percorso dello Skin Bright, perché ovviamente è un percorso, è fondamentale la diagnosi. Noi facciamo una diagnosi che è anche una diagnosi non solo su tutto l'organismo, ma una diagnosi posturale. Certo. Perché, come dicevo prima, se non valgo questa chiusura, le rughe non le diminuirò mai. Quindi già qua si capisce la riuscita del trattamento, perché è studiato per ogni tipo di fisico, per ogni persona, quindi su misura, come se cucissi un vestito su misura, un trattamento su misura per ogni tipo di donna o di cliente, uomo o donna, che possa avvicinarsi a questo trattamento, perché lo diciamo, è vero che va per la maggiore per le donne, ma anche gli uomini, è adatto anche per gli uomini, quindi quando c'è qualcosa che fa bene, loro invecchiano più tardi, hanno questa fortuna, però vengono anche loro, però lo ricorderò proprio per questo, perché ultimamente ci stanno anche un po' superando in quanto a precisione. Sabrina, grazie per la tua cortesia, approfitto per strappare una piccola promessa a Tele Santa Marinella, se vieni a parlarci di altri argomenti che riguardano il benessere e la salute, noi ti aspettiamo. Sono felice, grazie a voi di avermi invitato, e sì, posso anticiparlo? Prego, come no? Allora abbiamo fatto subito. Sono già partita con la prossima intervista. La prossima volta parleremo del cruccio di tutte le donne, sì? Visto che ci addentriamo ancora di più verso l'estate, che è la cellulite. Quindi affrontiamo questo argomento toccante. Grazie ancora di grazie cuore. Sabrina, e noi ci vediamo con Sabrina Lucchetti al prossimo appuntamento che riguarda la bellezza. Arrivederci. Grazie, arrivederci.